Eccoci qua, la mia presentazione è di carattere più generale. Voglio parlarvi del perché siamo qua, perché c'è un discorso di cambiamento di refrigeranti, perché a livello internazionale, Nazioni Unite prima, l'Europa sta decidendo di cambiare refrigeranti. Ovviamente perché i refrigeranti sono dannosi all'ambiente. Dannosi sono, hanno un fortissimo effetto serra. Per darvi un riferimento, un chilo di 134A emesso in atmosfera, perché per sbaglio abbiamo aperto la valvolina, eccetera, equivalgono come effetto serra, come CO2 equivalente, a un'automobile che percorre 10.000 km. Quindi un'automobile che fa 10.000 km fa lo stesso CO2 di un chilo di R104A che abbiamo messo in atmosfera, quindi capite l'importanza. Quindi nel 2006 la Commissione Europea è uscita con la prima F-Gas. La prima F-Gas diceva: dobbiamo controllare i gas refrigeranti, controllarli, dobbiamo far sì che questi gas refrigeranti non escano più dagli impianti. Quindi ha messo dei blocchi per quanto riguarda le emissioni. Quindi non si può più emettere atmosfera refrigerante, ovviamente, non si può, bisogna recuperarlo, bisogna fare il registro dell'apparecchiatura per gli impianti, bisogna essere certificati, patentino frigoristi, poi ha ovviamente incominciato a dettare dei dettami per il controllo degli impianti, controllo periodico degli impianti, ogni 6 mesi, ogni anno, secondo la carica del refrigerante. Questo nel 2006. Nel 2014, nuova regolamentazione F-Gas, cosa bisogna fare? Anche lì bisogna controllare l'impianto. Bisogna controllare l'impianto nel nuovo decreto, nuova regolamentazione europea, ma in più abbiamo anche una riduzione nell'uso dei gas refrigeranti HFC. Una riduzione che comporta quindi un phase down dei refrigeranti. Quindi andremo a utilizzare sempre di meno i gas refrigeranti fluorurati ad alto GWP. Volevo parlarvi oggi, quindi, il mio collega vi parlerà del decreto DPR 146 e del rinnovo degli schemi di accreditamento. Io vi parlerò del regolamento 517/2014, il phase down, vi parlerò del patentino, della certificazione, che però più in dettaglio parlerà il mio collega, vi parlerò dei nuovi refrigeranti e refrigeranti alternativi, quali sono i refrigeranti alternativi e anche sulla formazione sui refrigeranti alternativi. Poi parlerò anche brevemente di Ecolabel e Ecoldesign. Ricordo che tutte le presentazioni sono disponibili, potete scrivendo il vostro nome qua andando via e mettendo il vostro email, vi inviamo le presentazioni che sono state presentate oggi, ieri e l'altro ieri. Oggi è l'ultimo giorno ovviamente di fiera, quindi anche quelle di ieri e l'altro ieri. E questo ovviamente è un servizio offerto al Centro Studi Galileo, Associazione Terzi del Freddo. Tra l'altro io sono anche il presidente dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, AREA, Air Conditioning Refrigeration European Association. Due parole sull'AREA: ha 26 membri in tutta Europa, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, eccetera, eccetera, 9.000 aziende incluse, 120.000 persone, rappresentiamo 120.000 persone. Andiamo a parlare con la Commissione Europea spesso, io sono a Bruxelles spesso. La Commissione Europea, tra l'altro, era qua ieri al nostro convegno a parlare del traffico illegale di refrigeranti e degli standard sugli infiammabili. E andiamo spesso a parlare della Commissione Europea perché ormai le leggi si decidono in Europa. L'Italia non fa altro che implementarle in Italia, con certo ritardo ovviamente, perché l'Italia accumula sempre un po' di ritardo. Adesso ha accumulato solamente, tra virgolette, 4 anni di ritardo. Per la precedente regolamentazione, quella del famoso regolamentazione sul patentino frigoristi, ne aveva accumulati 7 anni di ritardo rispetto agli altri paesi. Anche l'Associazione Tecnici del Freddo, sono segretario dell'Associazione Tecnici del Freddo, che è l'Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo, che unisce tutti i tecnici del freddo. 1.000 aziende rappresentate in tutta Italia. I vantaggi della nostra associazione: assistenza sulle normative, consulenza, 10 numeri della rivista, consegniamo 10 numeri della rivista per il tecnico del freddo, che è industria formazione, di cui qui avete tante copie. Appese, ci sono, giusto per darvi un'idea, le copie
dal 1987, cioè il primo numero della nostra rivista del 1987 fino ad oggi, consultabili quando andate via senza problemi, e siamo arrivati al numero 425. Adesso sono 42 anni che questa rivista viene utilizzata, e riceverete quindi 10 numeri di questa rivista associandovi. Ovviamente tramite l'area noi vi aggiorniamo periodicamente tramite il newsletter di tutto quello che avviene in Europa, in Italia e nel mondo. Noi lavoriamo anche con le Nazioni Unite, appunto ero martedì a un convegno delle Nazioni Unite in cui si parlava dei problemi dei cambiamenti climatici. Un'altra cosa importante che volevo dirvi adesso è che, ok, abbiamo avuto un'argomentazione europea nel 2014, ci sarà adesso nel 2022 un'altra revisione, un altro controllo di quello che sarà, sono stati gli obiettivi raggiunti. Il Centro Studi Galileo lavora appunto con le Nazioni Unite, fa corsi di formazione, i nostri programmi di corsi sono nell'altra stanza, potete trovare nella parte... nella parte dietro i programmi dei nostri corsi. Abbiamo video lezioni, organizziamo un convegno internazionale. Il prossimo convegno internazionale è questo 6-7 giugno 2019, quindi è giugno, in cui partecipano tutti i nostri partner Platinum, Gold, Silver e tutti i maggiori esperti del settore. Ci saranno, qui c'è l'invito del convegno, ci saranno, giusto per dirvi, la Commissione Europea ovviamente, che parlerà appunto dei problemi che sta avendo l'F-Gas. Parleremo con Stephen Jurek dell'area americano, la SRAE, ci sarà Andrea Voi dell'EPE, io come rappresentante della Situazione Europea Area, Asercom, Eurovent, eccetera eccetera. Poi non c'è problema, potete prevederlo. Io faccio, come vi ho detto, come accennato, un cappello in generale. Poi il mio collega Marco Boscain vi parlerà del decreto italiano dei tecnici del freddo. Il decreto 146 2018 in realtà, perché è stato, però che è entrato in vigore adesso nel 2019. Vi parlerà di cosa è cambiato con il nuovo decreto. Importante per noi tecnici del freddo. Noi come Centro Studi Galileo abbiamo già svolto corsi per 10.000 persone, in 300 corsi all'anno svolgiamo in circa. Se volete altre informazioni completate il modulo, ve l'ho già accennato. Questa parte appunto che è entrata in vigore il 24 gennaio 2019 del decreto, ne parlerà il mio collega, quindi faccio uno skip veloce. Io vi parlo del cappello generale, perché siamo arrivati a questo punto. Perché l'Europa ha detto che dobbiamo ridurre l'uso dei refrigeranti HFC. E dobbiamo ridurlo con un certo scalino. Abbiamo iniziato nel 2015, nel 2018 abbiamo fatto un bel balzo forte, abbiamo ridotto del 40% l'uso dei gas refrigeranti, questo pezzo qua, quindi nel 2018 abbiamo utilizzato 40% in meno il gas refrigerante ad alto GWP, tutto basato sul CO2 equivalente, quindi come riferimento. Ma non solo noi abbiamo fatto sto salto, hanno deciso di farlo anche a livello internazionale, tramite le Nazioni Unite, tutti i paesi del mondo. Quindi l'Europa ha avuto un grande merito, un grande vantaggio, che è quello di far partire un circolo virtuoso di diminuzione graduale dei gas refrigeranti. Quindi l'America seguirà questa seconda linea qua. I paesi invece in via di sviluppo, quindi tutti i paesi del mondo, compresa la Cina e Turchia o quant'altro, seguirà questa linea qua. Quindi sono leggermente sfasate. Quindi l'Italia, cioè l'Europa, l'Italia, partendo per prima, sta ottenendo un vantaggio competitivo di tecnologia, e questa fiera ne è l'esempio. Noi abbiamo in Italia le migliori tecnologie per seguire questo cambiamento e le stiamo già esportando nel resto del mondo. Le Nazioni Unite, che erano qui ieri al nostro convegno, hanno parecchi progetti in ballo con aziende italiane, europee, perché sono quelle che possono fornire quella tecnologia che è di esempio in Giordania, per esempio, un supermercato con CO2, o in altri paesi del mondo. Noi abbiamo installato, noi abbiamo istruito degli installatori in Gambia il mese scorso per split a propano,
per arrivare a tutto. Split a propano, 200 split a propano installati in Gambia nel Ministero dell'Ambiente del Gambia e dentro a un ospedale del Gambia, e stanno funzionando. I tecnici del frigoristi del Gambia erano molto particolarmente bravi nell'installazione. Quindi face down, vi ho accennato il face down. Quale sarà ovviamente, qual è attualmente l'effetto del face down? Aumento dei prezzi, lo stiamo vedendo, i prezzi dei rifrigeranti sono aumentati, l'abbiamo visto nella presentazione precedente. Ricerca di alternative, l'abbiamo visto di nuovo nella presentazione precedente. Alternative, ovviamente l'alternativa ultima sarebbe il refrigerante naturale, cioè quel refrigerante che è disponibile in ambiente e quindi è naturalmente non andrà a impattare l'ambiente stesso. Quindi l'idrocarburo, l'ammoniaca, la CO2 sono disponibili in ambiente per quello che sono refrigeranti naturali, per quello che sono, sarebbero la soluzione ultima. Gli idrocarburi sono bellissimi, bravi, buonissimi refrigeranti per i piccoli impianti, ovviamente sono infiammabili. CO2 in supermercati, ottimi impianti. Ammoniaca nei grossi impianti industriali sono sempre stati utilizzati. Non parlo di refrigeranti nuovi, parlo di refrigeranti esistenti ma che richiedono certe caratteristiche di formazione, di conoscenza, di certa componentistica, che qui in questa fiera ovviamente potete vedere ampiamente. Questa fiera nasce per questo. Noi come Associazione Tecnici del Freddo siamo tra i promotori, organizzatori di questa fiera, che bene o male vedo aver avuto un certo successo vista la mole di persone che stanno partecipando. Ovviamente creazione di altre alternative, quelle che abbiamo visto prima, come HFO. HFO è un nuovo refrigerante nato da zero apposta per rispettare queste tecnologie. Ad esempio nelle automobili passeremo tutto a HFO YF, 134YF. Perché? Perché il 134A è stato bandito completamente. Ma questi gas refrigeranti verranno utilizzati anche nei nostri impianti, perché ci sono alcune applicazioni, magari appunto nel privato, nel pubblico, in cui i gas infiammabili, come è stato detto prima, molto altamente infiammabili, non sono utilizzabili. Quindi questi A2L, refrigeranti A2L o meglio ancora gli A1 non infiammabili, sono soluzioni ottime in questi impianti, dove in edifici pubblici o comunque in quelle applicazioni in cui il gas infiammabile ovviamente non deve essere utilizzato, appunto per il problema dell'infiammabilità, o i gas tossici devono essere utilizzati, o la CO2, che ovviamente è la sua applicazione, non è che possiamo usarla per tutto. Ovviamente ci sono applicazioni dove ovviamente i gas sintetici sono e verranno sempre utilizzati, e anzi vi dirò di più: gli HFC non verranno mai eliminati completamente, ma perché dice phase down stesso, e la stessa Commissione Europea non vuole fare un phase out come ha fatto con l'R22. L'R22 è stato un phase out, eliminazione totale. Qui la Commissione Europea non vuole eliminarli completamente, vuole lasciarne sempre un 20% disponibile, sempre parlando di CO2 equivalente. Quindi gas refrigeranti con GWP maggiore come 404, che ha un GWP di 4000, lo vedremo dopo. Ovviamente se elimino gas refrigeranti con GWP più alto, libererò delle quote per altri refrigeranti. Quindi io il 20% di refrigeranti HFC ce l'avrò sempre, per gli usi in cui non posso utilizzare altre soluzioni. Questa è una tabellina interessante, dice poco, nel senso che potrebbe dire poco, ma invece in realtà dice che nel 2015, quando abbiamo iniziato questo lavoro, il GWP medio dei refrigeranti, sempre CO2 equivalente, quindi il GWP medio dei refrigeranti era 2250, cioè in media i refrigeranti venivano utilizzati in quel periodo, nel 2015, era di 2250. Andando avanti, il GWP medio dei refrigeranti che andremo a utilizzare sarà sempre di meno. Nel 2030, quando avremo finito tutto questo nostro esercizio, il GWP medio dei refrigeranti che avremo sul mercato sarà di 470. Quindi vuol dire che non vedremo quasi più refrigeranti ad alto GWP come 410, 404, ma probabilmente neanche il 134A ne vedremo pochi, ne vedremo molto meno. Ma perché? Perché andremo a utilizzare molti più refrigeranti con GWP bassissimo, 1, 0, la ammoniaca GWP 0 ad esempio.
Quindi questo è un dato, vabbè, è un po' discorso di, c'è chi ha due polli, c'è chi ce ne ha zero, nel senso che c'è chi usa refrigerante più alto impatto ambientale, chi userà ovviamente refrigerante a basso impatto ambientale. Questo lascerai stare. Ci sono anche dei divieti, l'avete visto prima con il collega Rivoira, nell'uso del gas refrigerante HFC. Ovviamente frigoriferi e congelatori domestici non si può più già utilizzare refrigerante con GWP maggiore di 150. Nei congelatori frigoriferi commerciali dal 1 gennaio 2020 non si può più usare refrigeranti sopra 2500, quindi non più 404, è vietato usare 404. Ma dal 2022 nei frigoriferi congelatori per uso commerciale per cotture ermeticamente sigillate è vietato sopra 150. Questa è una tabellina di quello che è disponibile tra infiammabili, questo qua in rosso, leggermente infiammabili o non infiammabili, media temperatura, bassa temperatura. Magari ve lo presento meglio qua, in questa tabella qua, che c'è un po' tutte le casistiche di dove il regolamento F-Gas ha proprio messo dei divieti nell'uso degli HFC. Nei refrigeranti sopra 440 kW, nei impianti fissi di refrigerazione del 2020, come ho accennato, nei condizionatori portatili non si può più usare 410, si usa il RE290, quindi per esempio il Pinguino. Nei monosplit 410 non si potrà più utilizzare per i monosplit dal 2025. E anche nella manutenzione già nel 2020, state attenti, già nel 2020 non potrò più fare manutenzione con refrigeranti sopra i 2500, quindi non potrò più fare manutenzione con l'Eco104A, dovevo utilizzare i gas alternativi. Adesso questi qui sono dei gas, cioè sono di nuovi rispetto a questa tabella. Infatti i gas nuovi nella manutenzione li troviamo un po' qua, diciamo. Allora, no, qua non li troviamo. Comunque sono quei gas che avete visto nella tabella precedente per il retrofit del 404. Vi ho parlato di prezzi di refrigeranti. I prezzi di refrigeranti sono andati alle stelle nel 2018 per leggermente diminuire adesso nel 2019, andranno leggermente a diminuire sia per il 410 che per il 107 che per il 134A. Vado veloce qua, dove potete trovare altre informazioni, vi ho parlato prima mentre parlava l'ingegner Campagna. Vi parlo brevemente della formazione e dell'informazione sui refrigeranti alternativi. È un progetto europeo gratuito di formazione sui refrigeranti infiammabili, tossici e anidride carbonica ad alta pressione, finanziato dalla Comunità Europea. Questo progetto qui, Alternative Refrigerant. Non va più. Sa che scarico. Questo progetto Real Alternatives include formazione online e learning, una biblioteca digitale, una pratica esame di certificazione in aula. Il Centro Studi Galileo è abilitato a svolgere corsi tramite, e quindi certificazioni tramite il progetto Real Alternatives, quindi la formazione Real Alternatives su refrigeranti alternativi. La formazione è sui refrigeranti anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi R600, R290, R1270, bassa infiammabilità, HFO R32. Ovviamente andiamo a focalizzare la formazione sull'infiammabilità, tossicità e l'alta pressione. Potete scaricare e vedere questo progetto in questo sito che è www.realalternativesforlife.eu. Quindi su questo sito potete scaricare la formazione gratuita su refrigeranti alternativi. È una formazione, come ho detto, finanziata dalla Comunità Europea,
appoggiata alla Commissione europea, con anche una certificazione finale. Quindi alla fine del corso c'è una certificazione sui rifrigeranti alternativi, sui rifrigeranti infiammabili e CO2. Infatti, come sapete, non esiste una formazione obbligatoria, una certificazione obbligatoria sui rifrigeranti infiammabili come sui rifrigeranti come CO2, ma c'è una certificazione volontaria. Solo sugli HFC la certificazione è obbligatoria, sugli HFC c'è il partito dei figuristi. Questa formazione va a sommarsi sopra alla formazione certificazione HFC, che è di base. Aggiungiamo un giorno per la certificazione sui rifrigeranti alternativi. I partner del progetto sono l'Institute of Refrigeration da UK, la STF, London South Bank, eccetera, eccetera, a cui sono aggiunti queste associazioni che sono dalla Turchia, dal Portogallo, dalla Spagna, eccetera, per rendere globale europea la certificazione utilizzata in tutta Europa. Questa formazione e certificazione è utilizzata in tutta Europa per avere, come abbiamo per gli HFC, un mutuo riconoscimento tra gli stati. Quindi una persona che prende, un tecnico del freddo che prende una formazione, una certificazione in Italia con la Real Alternatives, prende il certificato Real Alternatives, otterrà un riconoscimento anche negli altri stati, oltre che essere disponibile in tutte queste lingue anche, appunto. È disponibile in italiano, in francese, in tedesco, in inglese, in polacco, romeno. Sono 15 lingue già disponibili Real Alternatives. E rilasciamo appunto la certificazione alla fine. Una certificazione che non è obbligatoria, ripeto ancora una volta, volontaria, ma riconosciuta. Riconosciuta anche dalla Commissione europea che, come vi ho accennato, nel 2022 farà una revisione della regolamentazione F-Gas, in cui vuole di nuovo ripensare certificazioni obbligatorie anche per i rifrigeranti alternativi infiammabili CO2 e idrocarburi. Purtroppo attualmente chiunque può utilizzare i rifrigeranti idrocarburi. Perché? Perché non essendo certificazione obbligatoria non è obbligatorio. Però sappiamo tutti che sono infiammabili, quindi è un problema dal punto di vista della sicurezza. Ovvio, gli HFC sono una certificazione ambientale, per l'ambiente che noi stiamo facendo il panettino frigoristi. Invece questa certificazione, che secondo me è ancora più necessaria, e comunque questo controllo che è ancora più importante, è per quanto riguarda la formazione e la certificazione per i rifrigeranti infiammabili ad alte pressioni o tossici come l'ammoniaca. Quindi ci saranno tre certificazioni: per i rifrigeranti infiammabili, per l'anidride carbonica, per l'ammoniaca, a seconda del rifrigerante che uno va a utilizzare. Abbiamo già fatto circa 1000 certificati in tutta Europa con questa certificazione volontaria Real Alternatives. Quindi la necessità era chiara: migliorare competenze su questi rifrigeranti di cui non tutti conoscono ancora le caratteristiche, appunto, di infiammabilità, di alta pressione. I tecnici stessi che ci chiedono maggiore sicurezza, affidabilità, controllo delle perdite per i rifrigeranti infiammabili, per esempio. Tra l'altro sapete che l'attrezzatura per i rifrigeranti infiammabili non è la stessa per gli HFC. Non tutta almeno, nel senso che per i rifrigeranti infiammabili abbiamo bisogno di un cercafughe adatto per i rifrigeranti infiammabili. Deve essere adatto, deve essere proprio dichiarato per i rifrigeranti infiammabili, per propano, isobutano, ma anche per l'R32 per esempio, rifrigeranti infiammabili. Abbiamo avuto ieri un bel intervento della Viga di Mozzato, che ha spiegato esattamente che cos'è necessario per come attrezzatura per i rifrigeranti infiammabili. Ovviamente c'è una forte enfasi anche per una certificazione sui rifrigeranti alternativi. Io ho il patentino per i frigoristi, per gli HFC, ma perché per gli idrocarburi, l'ammoniaca? Per l'ammoniaca sì, c'è ovviamente la certificazione per i gas tossici, ma perché non c'è nessuna certificazione per i gas rifrigeranti come la CO2? Ovviamente c'è anche interesse dagli stessi end user, dagli stessi utilizzatori finali. Le catene supermercati o comunque le grandi catene di Coca-Cola, per esempio, che punta molto sui rifrigeranti infiammabili, richiedono che i tecnici che vanno a utilizzare i loro impianti siano qualificati, non ci siano degli incidenti, perché ricordiamoci, un incidente su una macchina con rifrigerante infiammabile potrebbe essere un caso
che potrebbe bloccare il nostro settore, quindi potrebbe dare un problema a tutti noi. Quindi il nostro scopo è anche quello, tutti assieme miglioriamo la formazione, miglioriamo la conoscenza dei nostri tecnici. Ovviamente c'è un altissimo interesse dalle aziende più piccole, che non fossero magari formarsi problemi di tempo, di costi, e quindi il progetto Real Alternatives serve appunto per formarsi sui foggianti infiammabili online gratuitamente e poi andare a fare la parte pratica in aula, ad esempio con centri autorizzati come il Centro Studi Galileo. Vi ho già detto che sono disponibili in multilingue. Sul sito di Alternatives potete già adesso scaricare oltre 100 testi gratuiti di formazione sui foggianti alternativi. E i moduli sono questi, i moduli che da studiare: introduzione ai foggianti alternativi, progettazione degli impianti, ricerca e controllo delle perdite, manutenzione e riparazione degli impianti, conversione degli impianti esistenti, perché ovviamente dobbiamo anche essere capaci di convertire gli impianti esistenti con refrigeranti alternativi. Ovviamente lì dove c'è un refrigerante non infiammabile bisogna mettere un altro refrigerante non infiammabile, perché l'impianto è costruito per refrigerante non infiammabile, quindi non si può mettere un refrigerante infiammabile anche se A2L lì dove l'impianto è stato progettato per un refrigerante non infiammabile. Questo è importantissimo e lo diciamo a tutti i livelli, dal livello del frigorista ma a livello anche europeo e anche alle Nazioni Unite lo diciamo questo argomento, perché deve essere chiaro per tutti che una macchina che è per 410, vabbè, qui siamo in una fiera della refrigerazione, però una macchina per 410 non deve essere inserito R32, che è leggermente infiammabile. Importantissimo. Perché se ne sentono di tutti i colori, anzi è andato su tutti i giornali anche il discorso che macchina R32, macchina 410 è riempita con R32 che costa meno, non è che è una questione di costo, è una questione di sicurezza. Eccetera, eccetera. Alcune screenshot del nostro corso e alcune screenshot del sito web che appunto vi ricordo è Real Alternatives. Abbiamo dei partner che ci aiutano ovviamente e abbiamo dei training center come appunto il Centro Studi Galileo. Potete iscrivervi fin da oggi senza nessun problema. Qui parlavo di attrezzature. Ovviamente, dicevo, il rivelatore di gas deve essere adatto ai gas infiammabili, deve esserci per i gas infiammabili un apparecchio di ventilazione per evitare accumuli di refrigeranti infiammabili, ad esempio gli idrocarburi sono più pesanti dell'aria, quindi potrebbero accumularsi in zone a bassa, a zone a livello basso del pavimento, quindi è anche richiesto un cercafughe, un fisso nelle posizioni più basse dell'impianto per verificare che non ci siano concentrazioni di refrigeranti infiammabili in basso, ovviamente l'estintore. Ovviamente vi ho detto, Centro Studi Galileo è un partner ufficiale per Real Alternatives. Qua era un corso, beh, nessun problema, era un corso che abbiamo fatto. Io personalmente ho partecipato più volte al consultation forum della Commissione Europea in cui si parlava di Real Alternatives, perché appunto la Commissione Europea vorrebbe, ma non può, una certificazione obbligatoria e uguale in tutta Europa. Non può perché? Perché l'F-Gas Regulation è una regolamentazione ambientale. E gli idrocarburi non sono un problema ambientale, ma sono un problema di sicurezza negli impianti, sono un problema di avere un gas infiammabile all'interno di un impianto, lì dove magari un tecnico distratto, abituato a un refrigerante che non è infiammabile, va lì con una sigaretta, spero di no, però non si sa mai cosa facciamo. O anche solo distrazione, ovviamente, una semplice distrazione. Abbiamo visto magari degli incidenti che sono successi quest'estate in Germania, chiller, che appunto è stato un incidente di un chiller che appunto è esploso, è saltato perché c'era un gas refrigerante infiammabile, era un chiller a propano. Quindi la formazione è importantissima. Noi come area abbiamo creato anche una linea guida per come fare formazione in tutti i paesi d'Europa che segue appunto il progetto Real Alternatives. Vado veloce, un'altra cosa volevo dirvi sempre sull'attrezzatura è che non devono esserci, quando ci sono refrigeranti infiammabili, non devono esserci fonte di scintille vicino, bisogna avere al minimo 3 metri di spazio
attorno all'impianto quando si fanno le operazioni carica vuoto, recupero del gas infiammabile. Ovviamente l'idrocarburo potrebbe anche essere messo in atmosfera, perché l'idrocarburo è un refrigerante naturale, però per grandi quantità di idrocarburo, ad esempio adesso 150 grammi è il livello riconosciuto come livello per cui si possono utilizzare gli idrocarburi su tutti gli impianti, 150 grammi. Se voglio utilizzare più di 150 grammi di refrigerante, devo fare dei calcoli di risk assessment, di verifica dei rischi. E in quel caso bisogna recuperare il refrigerante, perché sono quantità molto più grosse, quindi bisogna stare attenti. E tra l'altro le bombole di refrigerante infiammabile sono diverse dalle bombole, ovviamente, del gas refrigerante normale. Vado veloce, svolgiamo corsi in tutto il mondo, non solo in Italia, anche all'estero. Abbiamo un e-learning, Gaelle Online, in cui abbiamo ovviamente anche corsi di formazione su refrigeranti alternativi o anche una preparazione per il tiro di frigoristi. Direi che la mia presentazione sulla parte più generale finisce qua. Chiamo il mio collega Boscain a parlare invece del discorso che magari interessa di più voi, che è il discorso del decreto uscito che segue questa regolamentazione. Ovviamente, perché abbiamo detto tutte queste cose? Perché a livello globale si è deciso di cambiare refrigeranti e quindi l'Italia è uscita con un decreto, il 416, no scusa, il 146, in cui appunto si decide come cambiare il nostro settore. Una banca dati su fgas.it in cui si segneranno tutti i refrigeranti che sono stati recuperati, aggiunti, comprati e tante altre cose che vi dirà il mio collega. Grazie mille, la parola a Marco Boscain. Grazie. Se ci sono domande riguardo al contenuto di quanto buoni Marco del Centro Studi Galileo vi ha esposto, siamo naturalmente a disposizione. Sono Marco Boscain, collaboro con Centro Studi Galileo ormai da 15 anni e mi occupo in particolare di certificazione delle persone e delle imprese. E abbiamo parlato di refrigeranti alternativi assolutamente importanti per il futuro della refrigerazione. Tuttavia ad oggi c'è una regolamentazione che è stata rinnovata ancora nel mese scorso, nel mese di gennaio, per quanto riguarda invece i refrigeranti HFC, che sono quelli che sono particolarmente dannosi per l'ozono, quindi per l'effetto serra. Noi sappiamo che l'effetto serra è provocato sostanzialmente il primo responsabile dell'effetto serra è la CO2, okay? Quindi tutto viene il famoso GWP non è altro che il Global Warming Potential e viene rapportato alla CO2. Infatti si parla sempre di tonnellate di CO2 equivalente, ovvero la CO2, che è il principale prodotto della combustione ed è il responsabile dell'effetto serra, è 1, vale 1. Il GWP della CO2 è uguale a 1 ed è il termine di riferimento. I nostri refrigeranti, che sono oggetto di regolamentazione, hanno GWP 3.000, 4.000 e sono quelli che a livello legislativo, su cui si punta il dito a livello legislativo, perché sono 2, 3, 4.000 volte più dannosi rispetto al danno che provoca la CO2. Ecco che allora è intervenuto un primo regolamento, scusate la voce, nel 2006, che era la 842, il regolamento europeo, che era stato recepito dalla legislazione italiana nel 2012 con la 43, che aveva stabilito l'obbligo del patentino frigoristi e della certificazione dell'azienda per tutte le ditte
che lavorano e si occupano di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Questa regolamentazione, quindi sia il regolamento europeo che la legislazione italiana, sono stati rinnovati. Abbiamo ad oggi la 517 del 2014, il regolamento europeo, che rispetto al regolamento europeo precedente ha appunto imposto il phase down, ovvero ha stabilito una riduzione delle quote di immissione nel commercio dei gas ad alto GWP, sostanzialmente delle quote di GWP, okay? Che vengono gradualmente ridotte, e il regolamento 146 del 2018 recepisce quelle che sono le direttive della 517. Il regolamento è entrato in vigore, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 9 gennaio del 2019 ed è entrato in vigore il 24 gennaio 2019. Che cosa cambia rispetto a prima? Tutti coloro che hanno ottenuto patentino frigoristi e certificazione aziendale prima continuano a mantenere la validità di quello che hanno ottenuto, ovvero possono continuare ad operare su apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento per le attività di installazione, manutenzione e riparazione. Il DPR 146 semplicemente amplia l'ambito di applicazione, nel senso che chi prenderà il patentino col nuovo DPR avrà la possibilità di operare anche su apparecchiature mobili, principalmente quelle degli autocarri, cioè le celle frigorifere che sono montate sugli autocarri, che fino al DPR precedente erano escluse, cioè non necessitava del patentino frigoristi. Ora, chi ha già ottenuto il patentino frigoristi e vuole andare a essere abilitato ad operare anche sulle celle frigorifere montate su autocarri, dovrà semplicemente compilare un'autodichiarazione all'ente certificatore in cui certifica le competenze. Insomma, non sarà necessario sostenere un nuovo esame, okay? Per poter andare ad operare anche sulle celle montate sugli autocarri. Sto correndo un po' troppo, nel senso che ad oggi non è ancora possibile certificarsi con il nuovo DPR. Il nuovo DPR è entrato in vigore, tuttavia c'è tutta una fase di ricezione da parte degli enti di certificazione delle indicazioni che sono state date dal DPR. Ovvero, a partire dal DPR, l'ente che coordina tutti gli enti certificatori, che si chiama Accredia, ha emesso dei sistemi di certificazione per le imprese e per le persone, che devono essere appunto recepiti dagli enti certificatori. Gli schemi di accreditamento delle persone e delle imprese sono già usciti, sono già in vigore. Sono usciti il 29 gennaio 2019, quindi poche settimane fa. Bisogna lasciare il tempo affinché tutto l'iter degli enti certificatori mettano in opera le indicazioni che gli schemi di accreditamento hanno posto in essere. Dopodiché sarà possibile rivolgersi all'ente certificatore per ottenere
certificazione del personale o certificazione dell'azienda con il nuovo decreto. Non ci sono a livello di applicazione delle grosse novità, nel senso che appunto chi otterrà il nuovo patentino semplicemente avrà la possibilità di operare, come abbiamo detto, su apparecchiature mobili, cioè su celle montate su autocarri o rimorchi frigoriferi. Per quanto riguarda le aziende, l'attività che è stata aggiunta è quella dello smantellamento, che prima non era contemplata. C'è una novità che riguarda invece lo schema di accreditamento delle imprese. La certificazione dell'azienda dura 5 anni. Solitamente il primo step è quello della certificazione in presenza. Quindi l'ente certificatore viene presso la vostra azienda, verifica il modo in cui voi lavorate, non il che la documentazione sia semplicemente corretta. Su questo c'è sempre un po' di perplessità, nel senso che di solito certificare l'impresa si crede che sia semplicemente una verifica documentale. Porto dei documenti, i documenti sono corretti, ho la certificazione dell'azienda. No, la certificazione aziendale è la verifica del modo in cui l'azienda sta già operando. Vogliono vedere come l'azienda opera nel settore e vogliono vedere che il modo in cui opera è conforme alla legislazione vigente. Pertanto è necessario dare evidenza di avere personale certificato, di avere attrezzatura con un certificato di taratura, attrezzatura, strumenti di misura, che poi sono di solito i 5 strumenti di misura: manometro, termometro, bilancia, cercafughe, amperometro, con il certificato di taratura in corso di validità. E poi vogliono vedere, bisogna dare evidenza del fatto che interventi di installazione, manutenzione e riparazione siano stati fatti, e siano stati fatti in maniera corretta. Ora, la domanda che spesso viene rivolta è: come faccio a fare interventi se la legge mi impone di essere certificato? Quindi, non essendo certificato, non posso fare interventi. Quindi come faccio a... In realtà, come voi sapete, per potersi certificare bisogna iscriversi al registro telematico F-Gas. Il registro telematico F-Gas non è altro che una sezione particolare della Camera di Commercio in cui sostanzialmente la ditta dice, fa presente di essere interessata alla certificazione e che quindi opera nel settore che riguarda l'ambito F-Gas. Nel momento in cui io sono iscritto posso già operare. L'iscrizione significa mi sono iscritto e mi voglio certificare. Questa è l'interpretazione che gli enti certificatori danno. Mi voglio certificare e quindi posso cominciare ad operare regolarmente. Se all'interno della mia azienda c'è personale qualificato, io mi iscrivo, poi ho col nuovo decreto 8 mesi di tempo per certificarmi. In questo arco di tempo, nel momento in cui mi iscrivo, nel momento in cui ottengo la certificazione, sono operativo a tutti gli effetti e quindi posso cominciare a lavorare. Quindi, per poter essere certificati con nuovo decreto, bisogna attendere che gli organismi di certificazione completino l'iter degli schemi ottenuti da Acredia. La novità sulle celle frigorifere ve l'ho già detta. Ecco, Centro Studi Galileo si preoccupa, per quanto riguarda, parliamo di persone fisiche, quindi patentino frigoristi, offre una vasta gamma di relativa alla formazione, che parte dalle tecniche frigorifere di base,
dove vengono prese in considerazione il funzionamento dell'impianto frigorifero. Abbiamo poi, che dura di solito 3 giorni, almeno nella sede di Casale, ma poi abbiamo sedi in tutta Italia. Abbiamo poi 2 giorni di specializzazione rivolti più all'aspetto pratico. Per chi invece ha già una formazione di base, ci sono 2 giorni, si possono frequentare soltanto i 2 giorni di preparazione al patentino frigoristi, dove sostanzialmente si offre ventaglio delle alternative possibili all'esame, e il terzo giorno c'è l'esame presso la sede alla quale vi siete appoggiati: Casale Monferrato, Milano, Treviso, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari. Insomma, abbiamo il calendario con numerose città nella quale appunto diamo formazione e certificazione. La certificazione poi è gestita da Centro Galileo stesso, perché molti dei docenti sono certificatori, e quindi insieme all'ente certificatore col quale collaboriamo, che è CEPAS Bureau Veritas, siamo presenti per certificare il personale. Ecco, col nuovo decreto ci saranno alcune novità, soprattutto dal punto di vista teorico. Ecco, l'esame, sostanzialmente, che cosa succede durante l'esame? L'esame consta di 2 parti. Una parte è un esame teorico. Ci sono 30 domande a risposta chiusa, quindi con 3 risposte, 3 opzioni. Una sola è quella corretta. Si passa con il 60%. Se si passa con il 60%, oltre il 60%, si va alla parte pratica. La parte pratica comporta le prove di recupero, vuoto e carica su un impianto didattico, la lettura di temperature, manometri, calcolo del surriscaldamento, del sottoraffreddamento, e poi c'è una prova di saldobrasatura. È una prova di saldobrasatura che è compresa nella certificazione, ma che non abilita, che non dà nessun... Il patentino frigoristi non è il patentino di saldobrasatura. Il patentino di saldobrasatura rientra in un'altra normativa, che non è la normativa F-Gas, è la normativa PED per gli impianti a pressione, la normativa del 2002. Quindi le saldobrasature dovrebbero essere certificate attraverso questo patentino, e ahimè la normativa relativa al patentino di saldobrasatura è abbastanza complicata. Non esiste un patentino di saldobrasatura che mi abilita tutte le saldobrasature. In base alle prove che vado a fare ottengo un ambito di validità. Se io faccio prove su un capillare sono abilitato sui diametri piccoli. Se ho fatto una prova su un capillare con rame e rame, sono abilitato per rame e rame, al massimo rame ottone, non sono abilitato per rame acciaio. Se ho fatto una prova con un materiale d'apporto con 5% d'argento, non sono abilitato per le saldobrasature con una percentuale d'argento del 25%. Quindi in base al tipo di prova che vado a fare ottengo un ambito di validità. Ecco, abbiamo invitato, infatti alle 10 di questa mattina c'era Cristina Fasciolo della Vulcan, che ci ha parlato delle connessioni senza saldobrasatura, il sistema Vulcan, l'Ockring della Vulcan evita, appunto, è una saldatura a pressione che evita la fiamma. Le imprese che devono certificarsi sono quelle che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione.
Quindi se io vado a operare su apparecchiature mobili non devo certificarmi. Le apparecchiature fisse sono quelle che durante il loro normale funzionamento sono ferme, pertanto un banco frigo con le ruote è un'apparecchiatura fissa. Una cella frigorifera montata su autocarro necessita del patentino frigoristi, ma non della certificazione aziendale, perché non è un'apparecchiatura fissa. Come vedete, è esclusa dall'obbligo di certificazione la produzione, pertanto chi fa produzione di apparecchiature di rifrigerazione fisse non è tenuta alla certificazione dell'azienda. Centro Studi Galileo offre la consulenza riguardo la certificazione delle imprese, di cui parlerò poi nel prossimo intervento andando magari un po' più a fondo. Di solito offriamo o una consulenza mirata all'azienda, oppure a Casale Monferrato la prossima settimana ne abbiamo una con 9 aziende che non certifichiamo, di cui diamo la consulenza, perché poi l'ente certificatore dovrà recarsi presso di voi per rilasciare la certificazione. La nostra consulenza in che cosa consiste? Una prima parte della giornata è dedicata a tutti gli obblighi di legge. Che cosa devo fare quando ho un impianto con più di 5 tonnellate di CO2? Ad oggi devo compilare il registro dell'apparecchiatura. Ma se ho montato uno split con più di 5 tonnellate di CO2 equivalente, devo compilare anche il libretto di climatizzazione. Se faccio una riparazione, la legge mi obbliga a controllarla entro un mese dalla riparazione. Ci deve essere da qualche parte, deve risultare che ho effettuato il controllo. Tutte cose fino all'anno scorso dovevo fare l'operatore, doveva preoccuparsi di denunciare tutti gli impianti con più di 5 tonnellate di CO2 all'ISPRA. Chi è l'operatore? Quali sono le mie responsabilità? Quali quelle del proprietario? Sono tutte nozioni che è bene che chi fa questo tipo di interventi conosca, per sapere come rapportarsi in maniera conforme alla legge, senza incorrere in cattive sorprese. Quindi dedichiamo una prima parte agli adempimenti che è bene che la legge impone nel settore, e poi una seconda parte invece riguarda l'aspetto più propriamente burocratico, quindi la compilazione del mi sfugge il nome del modo in cui l'azienda procede nello sviluppo dell'attività riguardante il settore in oggetto, e di tutta la documentazione necessaria per poter sostenere l'audit di certificazione. Insomma, inoltre, mentre le aziende partecipano a questa giornata di consulenza, i nostri tecnici danno la possibilità di certificare, emettere il certificato di taratura dei vostri strumenti di misura, in modo che voi venendo lì presso di noi abbiate un servizio completo. A fine giornata siete pronti per essere certificati. Ci occupiamo anche del contatto con l'ente certificatore, e quindi è soltanto questione poi di stabilire il giorno in cui effettuare l'audit, ovvero il giorno in cui l'ente certificatore, la persona fisica, il certificatore viene presso di voi, presso la vostra azienda. Avete già tutto pronto, sapete tutto ciò che la normativa richiede e quindi siete pronti per essere certificati. Dicevo della novità riguardo lo schema di certificazione dell'azienda è che le imprese individuali
a quanto pare non è ancora stato specificato e quindi non è ancora chiarissimo, ma imprese individuali dovrebbero essere quelle che le camere di commercio considerano come imprese individuali e quindi all'interno delle quali c'è il titolare, che è l'unico titolare dell'azienda, che può avere quindi anche altri dipendenti, almeno questa sembra l'interpretazione. Tuttavia, ecco, il titolare deve essere anche possessore del patentino frigoristi, quindi l'unico possessore del patentino frigoristi. Ecco, in questo caso anche la prima certificazione può avvenire senza l'audit di certificazione iniziale, ovvero via mail. Spedisco la documentazione via mail e attraverso l'analisi della documentazione ottengo la certificazione. E quindi non deve venire presso di voi l'ente certificatore, questo si tradurrà sicuramente in un risparmio economico, quindi in un vantaggio economico per quelle piccole imprese che spesso non mal digeriscono il fatto che magari appunto c'è la presenza di una sola persona, spesso capita, e tuttavia devono certificarsi e come persona fisica per ottenere il patentino frigoristi e come persona giuridica come certificazione dell'azienda. Ecco, per quanto riguarda appunto questo aspetto qui, c'è questa novità sul fatto che non si deve fare l'audit di certificazione in presenza. La certificazione dell'azienda dura 5 anni. In questi 5 anni c'è una verifica annuale che avviene per tutti via mail. Avviene via mail spedendo la documentazione che viene richiesta, che poi sono quelle stesse documentazioni che sono state presentate in audit di certificazione. Il nuovo DPR obbliga l'iscrizione del registro telematico nazionale, ma questo lo faceva già il vecchio DPR, cioè devo andare sul sito www.fgas.it e registrarmi. Tuttavia c'è una novità, non tanto per le aziende che si dovevano già registrare comunque, ma per quelle che fino ad oggi non lo facevano perché non erano coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione e riparazione, ovvero dovranno registrarsi ad esempio anche tutte le aziende che vendono gas refrigerante e dovranno registrarsi anche le aziende che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate, tanto per capirci il pinguino De'Longhi è ermeticamente sigillato, non devo fare installazione ma semplicemente una messa in servizio, inserisco la spina, schiaccio on off, questo parte. Le aziende, dicevo, che vendono prodotti non ermeticamente sigillati, quindi prodotti per i quali è necessaria l'installazione e quindi l'unione di due parti di una stessa apparecchiatura, l'esempio classico è lo split, il condizionatore. Per montare uno split monto un'unità interna e un'unità esterna, quindi due parti di una stessa apparecchiatura. Ecco, chi venderà split e apparecchiature non ermeticamente sigillate dovrà registrarsi al registro telematico nazionale. E novità è appunto quella dell'istituzione di una banca dati che sostanzialmente entrerà in vigore tra agosto e settembre di quest'anno e che andrà a sostituire il vecchio registro dell'apparecchiatura. Il registro dell'apparecchiatura conformemente a quello che era stabilito dal vecchio DPR, ma che viene recepito anche dal nuovo DPR, istituiva l'obbligo della tenuta del registro per le apparecchiature con più di 5 tonnellate di CO2 equivalente.
Come faccio a sapere quante tonnellate di CO2 equivalente ci sono in un impianto? Beh, negli impianti nuovi dovrebbe esserci nella targhetta, perché recependo la nuova legge è obbligatorio indicare le tonnellate di CO2 equivalente. Diversamente basta conoscere il GVP, il GVPP. L'obbligo è di 5 tonnellate, 5 tonnellate sono 5.000 kg, allora se faccio 5.000 diviso il GVP ottengo il limite a partire dal quale è obbligatorio la tenuta del registro dell'apparecchiatura. Questo tipo di refrigerante che ha un GVP molto vicino a 1.000, se faccio 5.000 diviso 1.000 mi viene 5. Ecco, a partire dai 5 kg per quel refrigerante lì devo compilare il registro dell'apparecchiatura. Come vedete, un GVP bassissimo, l'obbligo comincia con 714 kg. Un GVP molto alto, qui abbiamo il 507, mi obbliga la tenuta del registro da partire da 1,25 kg. 5.000 diviso 3.985 fa 1,25. Allo stesso modo, siccome cambiano... cambiano le frequenze dei controlli, devo controllare poi le perdite ogni 12 mesi per impianti tra le 5 e le 50 tonnellate, devo controllare l'impianto ogni 6 mesi tra le 50 e le 500 tonnellate, ogni 3 mesi per impianti con più di 500 tonnellate. Se ci sono sistemi fissi di rilevamento delle perdite, la tempistica viene raddoppiata, ovvero se ho un sistema di rilevamento fisso di rilevamento delle perdite su un impianto con più di 500 tonnellate, invece che 3 mesi lo posso fare ogni 6 mesi. Tuttavia, il sistema fisso di rilevamento delle perdite, che è un cercafughe fisso sull'impianto sostanzialmente, deve essere controllato annualmente. Non si parla di taratura, ma di controllo. La taratura è una comparazione strumentale fatta seguendo la catena metrologica. Ci sono alcuni strumenti certificati a livello nazionale o internazionale. Posso certificare uno strumento, un manometro, un termometro a partire da questa strumentazione nazionale o internazionale e avrò uno strumento primario. Centro Studi Galileo, ad esempio, ha gli strumenti primari. A partire da uno strumento primario posso certificare i secondari in modo da rispettare la catena metrologica. Se avete un certificato di taratura ci deve sempre essere il riferimento allo strumento primario, che a sua volta deve essere certificato a Credia. Questo perché tutte le volte che faccio una comparazione strumentale, quindi ho il mio primario, rilevo 20 gradi, col mio secondario ne rilevo 19,8, il margine del 3% è stato rispettato, emetto il certificato di taratura. Questo non è possibile per il cercafughe, non è che il cercafughe mi dice quanto sta perdendo, semplicemente mi rileva la fuga o non me la rileva. Ecco che allora non si parla di taratura, si parla di... non c'è uno strumento di comparazione con il cercafughe, esiste un boccettino campione che è tarato per una perdita di 5, emette una perdita di 5 mg all'anno, e nel momento in cui il mio cercafughe registra questa perdita è certificato. Spesso capita al centro studi di avere aziende che chiedono il certificato
il riferimento primario al cercafughe, ma non esiste. Tuttavia è l'unico che a livello legislativo ricade sotto obbligo di controllo annuale. Gli altri, ovvero letteratura degli strumenti, sono a discrezione degli enti certificatori, che però hanno assunto una linea comune tutti e vogliono la certificazione degli strumenti annuale. Dicevo della novità, della grossa novità, che è quella dell'istituzione della banca dati, che andrà a sostituire il libretto, il registro dell'apparecchiatura. Si parla di registro dell'apparecchiatura. Se voi andate oggi a comprare un registro dell'apparecchiatura, dovete sapere cosa volete, perché altrimenti vi danno o il libretto di climatizzazione o un registro dell'apparecchiatura che non è più adeguato alla normativa. Ecco, la novità della banca dati sta nel fatto che appunto la ditta che vende gas dovrà andare a inserire in banca dati il nominativo della ditta a cui lo ha venduto e il riferimento alla certificazione dell'azienda che ha acquistato il gas. Allo stesso modo, se vado a comprare un'apparecchiatura non ermeticamente sigillata presso un qualsiasi rivenditore, il rivenditore sarà obbligato ad inserirsi in banca dati e dovrà dichiarare la tipologia di apparecchiatura, dovrà dichiarare il numero di scontrino, il destinatario finale e l'azienda che andrà a effettuare l'installazione. Sarà così. E questo andrà a sopperire quello che era il problema principale che mi veniva posto nel momento in cui le piccole aziende soprattutto accettavano il fatto di doversi certificare e quindi di sostenere dei costi che poi non lamentavano, sostanzialmente lamentavano il fatto che poi l'azienda, la piccola azienda concorrente che non si certificava, andava a montare gli stessi prodotti senza nessuna certificazione e nessuno diceva niente. Da domani non sarà più possibile, perché l'azienda che venderà lo split o l'apparecchiatura non ermeticamente sigillata dovrà dichiarare chi sarà l'azienda invece che l'installatore che andrà ad installare appunto l'apparecchiatura e bisognerà indicare la certificazione. Ecco, novità, un'altra novità è appunto il fatto che fino all'anno scorso, entro il 31 maggio, bisognava dichiarare all'ISPRA, l'operatore doveva dichiarare all'ISPRA tutti gli impianti con più di 5 tonnellate, con più di 5 tonnellate di CO2 equivalente. L'operatore sostanzialmente, detta in soldoni, è proprietario o chi ne fa le veci, ovvero colui che... L'operatore non è definito proprietario perché semplicemente è definito appunto operatore, cioè colui che può accedere alla macchina, può intervenire a livello di manutenzione e riparazione e ha il potere economico anche di decidere il da farsi, il terzo responsabile sostanzialmente. Cioè nel momento in cui io sono operatore e non sono il proprietario è perché ho un contratto con il cliente. Ecco, l'operatore doveva fare dichiarazione ISPRA entro il 31 maggio, quest'anno non sarà più da fare, perché con l'entrata in vigore del nuovo decreto, il vecchio decreto e quindi l'articolo 16 che contemplava questo obbligo, il DPR 43 del 2012, è decaduto. Naturalmente a partire dal 25 settembre di quest'anno, tutte le volte che andrò naturalmente ad installare un'apparecchiatura, dovrò inserirla in banca dati, ma anche nel momento in cui farò anche solo il controllo periodico, sarò obbligato a censire la macchina. Naturalmente
non sono responsabile nel momento in cui non ho effettuato io l'installazione, non sarò responsabile dell'installazione che ha fatto qualcun altro, semplicemente dovrò andare a dichiarare l'operazione fatta e i dati riguardanti l'apparecchiatura. Va bene, ripeto, per quanto riguarda invece specifiche sulla certificazione dell'azienda, farò un intervento alle 16. Se qualcuno ha la pazienza e la voglia di restare qui, ci possiamo addentrare un attimo in quello che vi ho accennato brevemente riguardo la certificazione dell'azienda. Adesso passerei invece la parola a Marino Bassi dell'Embraco, che ci parla di compressori a idrocarburi. Gli idrocarburi, come abbiamo visto, abbiamo parlato di HFC, ma gli HFC andranno con il phase down della 517 in phase down, e quindi la maggior parte dei refrigeranti, dei nuovi refrigeranti, sono quelli che sono leggermente infiammabili o infiammabili, e quindi Marino Bassi dell'Embraco ci parla dei prodotti, dei compressori che funzionano con questi nuovi refrigeranti.